Comes the music. Electric Lara. We'll be right back.
E buonasera a tutti. E buonasera Andrea Santiago. Salotto di Red Clorem ritorna sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo. E questa sera, serata particolarissima direi, no? Sì. Abbiamo un set registrato appositamente per la nostra trasmissione, come accade, no? Ad ogni puntata, con l'unica differenza che l'ospite di questa puntata viene da fuori. Esatto, UK. Questa sera siamo carichi, abbiamo un sacco di ospiti anche in studio. Quindi siamo felicissimi. Quindi siamo super felici. Siamo felicissimi perché stasera facciamo chiacchiera. Eh sì, non vediamo l'ora in realtà di svelarvi chi siano i nostri ospiti là dietro, ma aspettiamo ancora un pochino. In realtà quello che possiamo svelare però è che c'è tanta ansia. Ah sì? Sì, però dicendo questa cosa secondo me loro si sono sbloccati. No, irrigiditi completamente, però dai. O sbloccati o irrigiditi, non lo so, una delle due. Ci sono delle birrette, adesso esatto, ci rilassiamo, dai. Ascoltiamo un po' di musica così e... ci disinibiamo. E andiamo come sempre per la nostra strada, per le nostre meravigliose puntate. Che dire, più che altro volevo lasciare il numero di telefono per chi volesse whatsappare in qualche modo con noi, che è sempre 348-7649-289. Chi volesse farlo può fare domande su tutto quello che comunque è la puntata di questa sera, ovvero una puntata veramente speciale. Si parlerà di tante cose, ma in particolar modo dell'ospite appunto, esatto, della serata, che verrà fra due settimane se non sbaglio, che non ricordo oggi che data, non l'ho detta. Oggi è il 10. Brava Erika, oggi, l'ha detto lei, grande. Verrà sì fra due settimane a esibirsi qui a Bologna, sveleremo tutto dopo con calma. Quindi ricordiamo di nuovo il numero per chi volesse chiamare: 348-7649-289 se volete scriverci direttamente su WhatsApp, oppure 051-24-1910 per chiamarci direttamente in studio. Bene, noi ascoltiamo ancora un po' di musica così capiamo in che mood si dirige proprio la serata e tutta la trasmissione, e poi ritorniamo in studio, presentiamo un po' di persone e vediamo che succede. Ciao! We'll be right back.
E questo è il mood che ci accompagnerà per tutta la puntata di questa sera. 23:57, Erika, non te l'avevo ancora chiesto e soprattutto non ti ho chiesto come stai. Io sto bene. Beh, stasera sei meglio. Sto meglio. Hai preso la tachipirina. Sì, sta bene. Vai di allucinazioni. Poi direi che questo set è perfetto. Sì, viaggi, perché ti dà esattamente quel... Sembra, sai, quasi sfondo da videogame, no? Eh sì. Come ti dicevo prima, mi sento proprio all'interno di un videogame stasera. Quindi vediamo che cosa ne esce. Un viaggio. Un viaggione. Eh sì. Niente, partiamo con il dire che questo weekend qui in radio ci sarà questo, diciamo, questa programmazione di 2 giorni che si chiama ABC Digitale. Sono 2 eventi, uno accanto all'altro, e domani sera proprio in radio ci sarà una discussione su quello che comunque è l'arte della digitalizzazione, tutto quello che comunque ci ruota attorno. Ci saranno 2 professori universitari che racconteranno un po', quindi faranno questo workshop, possiamo dire, su quello che è comunque la digitalizzazione. Uno dei professori è Ruggero Eugeni, che viene dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, e l'altro professore è Giacomo Manzoli, della Facoltà di Lettere e Filosofia del DAMS dell'Università di Bologna. Subito dopo quest'oretta di chiacchierate piacevoli, workshop. Workshop e quant'altro, si apriranno le danze, ovvero ci sarà un aperitivo, ci sarà un po' di musica, ci saranno dei visual, musica curata da me, DJ della radio di Radio Città del Capo, appunto. Poi ci sarà Absque, che è un DJ che si dimena tra sonorità electro, house, dance, quindi anche lui farà muovere i culi, come si suol dire. E ci saranno le proiezioni di La Candida, che comunque anche lei sul territorio bolognese comunque è presente più che mai. Lei mi sta odiando in questo momento perché non dovevo dire nulla, ma in realtà è l'evento di domani, cara mia. Dopo aprirò il microfono e parlerai anche tu. Detto questo, e l'ho detto proprio con la D maiuscola, presenterei l'ospite che comunque noi abbiamo anche avuto il piacere di intervistare telefonicamente. Esatto. Ovvero, tu hai avuto il piacere di intervistare telefonicamente Erika, mentre tu apri il tuo taccuino, io lascio sempre il numero di telefono. Taccuino negli appunti, vai, lascia il numero. Che è sempre 348-76-49-289. Perché ci fa piacere se in qualsiasi momento, non so, vogliate condividere qualcosa con noi. Ma su sì, questo set che state ascoltando, qualsiasi cosa, una domanda. Qualunque cosa. Erika, tu hai avuto il piacere di parlare con Tronic Youth. Esatto. Che è appunto l'artista che ha preparato questo set appositamente con noi. Quindi, sì. Hai avuto questa chiacchierata di 20 minuti all'incirca, sì, che poi tra l'altro è minuti sul sito della radio, anche sia l'intervista, poi uscirà sui nostri canali con la traduzione dell'intervista, quello che comunque è stata appunto la vostra chiacchierata. Però diamo delle anticipazioni, Erika, su quello che è successo durante la vostra chiacchierata. La prima cosa che è successa è stato aprire Call Recorder, che è il metodo che utilizzo per registrare la chiamata, un'applicazione dell'iPhone, e notare che la durata della chiamata è stata inizialmente di 8 secondi perché subito è caduta la linea. Poi dopo però ho avuto il piacere di parlare con lui, quest'artista molto interessante da diversi punti di vista, perché la prima domanda è stata proprio quanti e quali progetti hai, perché oltre essere l'autore del set che state ascoltando, lui è anche, diciamo, il boss di una label molto importante, comunque molto attiva. Si chiama Nine Records. Esatto, la Nine Records. Non so se Nine o Nine, non lo so. Io dipende. Se è tedesco è Nine, okay. Se no. Infatti, io l'avevo dato per scontato che fosse tedesco. Anch'io, anche perché lui ha molti intrallazzi berlinesi, specialmente con il suo secondo progetto che è Permanent Wave, dove ha appena finito appunto di registrare un disco con la sua collaboratrice, diciamo, Justin. Quindi un personaggio molto molto interessante sotto diversi punti di vista. Quello che però stiamo ascoltando è comunque un suo mix con tutte quelle che sono le sue influenze, che vanno dal post-punk al new wave, tutto molto anni 80, sintetizzatori, è molto carico comunque, si sente proprio, sì, questa impronta che lui stesso ha detto, diciamo, essere un po' il suo stampino, insomma, è qualcosa che comunque lo caratterizza. Il suo marchio di fabbrica, esatto, diciamo. E lui è nella persona di Neil Pannell.
quindi avremo il piacere anche di vederlo e ascoltarlo dal vivo poi prossimamente, tra una settimana e mezzo circa, come sì, hai anticipato tu prima. Il 19 marzo esattamente all'Oz in via Stalingrado ci sarà questa serata che si chiama Electricity 01 e qui abbiamo appunto chi ha organizzato questa serata, ma non apriamo ancora i vostri microfoni perché noi vogliamo far ascoltare il set. Poi dopo parleremo con voi e ci spiegate un po' quello che comunque è stato il percorso per l'organizzazione, da dove venite, cosa fate, perché siete qui e tutte queste cose che si chiedono solitamente durante l'intervista. Per quanto riguarda Tronic Youth, se volete andare a approfondire quello che comunque è la sua storia, è infinita, basta che googolate Tronic Youth e vi uscirà un mondo su Google. Però noi vi lasciamo i suoi canali come solitamente facciamo, che è soundcloud.com Name Records, facebook.com Name Records e poi la sua pagina che è facebook.com/Tronic Youth. Dette tutte queste parole, forse troppe, io lascerei spazio al set. A dopo. Say you're not like the others. I've heard that before.
Su questi suoni acidi ritorniamo in studio per il salotto di Electric Lorem, sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo. Erika. Sono ancora persa in questo loop. Infatti sto vedendo con le cuffie così che muovi la testa. Cioè, mi piace, distratta, mi ha presa. No, sono presa. Non riesco a capire se è la musica o la tachipirina. Neanche io, però l'insieme è molto bello. Bene. Credo che sia un bel mischione. Sì, 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 assolutamente positivo. Quindi il 19 marzo tachipirina per tutti. Sì, è consigliata. È arrivato il fantastico momento di presentare gli ospiti. Secondo te saranno pronti di là? Devono esserlo, cioè ci sono poche possibilità, no? Ci sono poche possibilità, ormai siete alle strette. Mi sa che apriamo i vostri microfoni in questo momento. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Wow. Abbiamo due voci, una femminile e una maschile. Allora, loro mi hanno scongiurato di non dire nomi, robe del genere. Non è vero. È vero. È vero. Sì, è vero. Possiamo dire i vostri nomi? Franco. Vabbè, rimaniamo nel polverone del casino. Ok? Facciamo che... Tanto verranno fuori durante la puntata. Uno e due. Ospite 1, ospite 2. Facciamo così? No, se dai. L'ospite 2. Ok. Dai, una voce così sensuale, femminile, non possiamo non presentarla. Che dici? La presento, Anto. Abbiamo questa sera Anto e Christian in studio. Sono i fondatori nonché collaboratori di Electricity, organizzazione di eventi e tutto quello che comunque è il contesto, più aggiungerei il fatto che nel passato, quindi magari siete voi a parlare proprio di questo, loro fanno parte del progetto Urban Resistance. Dico bene? Esatto. Correggetemi se sbaglio, perché io molte volte posso fare delle gaffe perché non posso ricordarmi tutto. Sei bravissimo. Grazie. Non lo so, volete un po' parlarmi e presentarvi in qualche modo, parlando appunto dei vostri progetti precedenti che conosciamo benissimo, però magari qualcuno non sa. Sì, Urban Resistance è un collettivo di attivismo sonoro che lavora sul territorio urbano per indagarne le criticità. Quello che ci interessa è andare alla ricerca di spazi, non luoghi o comunque posti con forti criticità per creare degli eventi musicali e attraverso l'aggregazione e la socializzazione far rivivere quegli stessi spazi attraverso la musica, attraverso il ballo. Ok, invece per quanto riguarda Electricity, che comunque credo sia un progetto che va in parallelo con, no? Tutto quello che è il contesto di Urban Resistance, sbaglio o dico male? Cioè... Sì, Electricity è un altro progetto, perché abbiamo diversi progetti in cantiere, ovvero gli Exemplary Music Set e Juki, che molti conosceranno. Electricity è un altro progetto che è nato a giugno dell'anno scorso e siamo arrivati appunto alla puntata 01 e l'idea è quella di promuovere un po' una nuova forma di elettricità musicale, ma anche di creare una nuova elettricità all'interno sempre di queste trame urbane, un po' a basso costo, quindi permettere la fruizione di musica, di convivialità a basso costo, in maniera Diciamo che quello che mi state raccontando, sia per un progetto che per l'altro, è quello dello sviluppo del territorio, degli spazi, comunque tutto fruibile a tutti quanti. Esattamente. In poche parole. Voi vi muovete tra arte, musica e spazi, no? Questa serata Electricity, cioè che cosa bisogna aspettarsi, cioè che cosa ci sarà, oltre al DJ che comunque noi stiamo ascoltando questa sera come ospite con il set che ci ha regalato per appunto la nostra trasmissione.
Domanda che non me l'aspettavate. Una domanda provocchetto. Eh sì, non ve l'aspettavate. Allora, cosa ci sarà? Sicuramente tanta elettricità. Speriamo che ci sia tantissima. Così come in questo momento. Sì, abbiamo il detonatore pronto. Infatti, poi ci saranno i visual di Urban Resistance, in particolare della Candida, che fa parte, sei sempre tu, Anto, la Candida, Urban Resistance, Simonuniz. In poche parole sì, Susanna. Poi cosa ci sarà? Cioè, vuoi sapere tutto quello che ci sarà durante la serata? Ma no, lasciamo un po' di sorpresa, un po' di, no? Sì, di suspense. Ci sta, ci sta. Io direi che il ghiaccio l'abbiamo rotto, in qualche modo. Ci ascoltiamo un po' di musica, dai. Facciamo bene? Dai, balliamo un pochino. Dai, balliamo un po'. Produciamo elettricità fisica. Sense. Io però devo sempre, no, lasciare il numero di telefono per qualcuno che magari in macchina o boh, chi lo sa, ci manda un messaggio in qualche modo e chiede approfondimenti, ci fa delle domande, bla bla bla. 348-7649-289, ricordatevelo, scriveteci, comunicate con noi, noi vi vogliamo bene, fatelo. Ci vediamo dopo.
siamo qui, ritorniamo in studio, un salotto di Electric Lorem, Radio Città del Capo. Apriamo il microfono degli ospiti e in realtà questa sera stiamo parlando veramente pochissimo, forse perché questo set ci sta... Ma sta prendendo molto, piacendo. Sonorità spaziali che rimbalzano. Sì, infatti non vedo l'ora di sentirlo dal vivo, perché secondo me, ragazzi, Tronic Youth dal vivo, sì. Mamma mia. È un viaggione ancora più assurdo di queste qua, forse. È tanta roba, tanta roba. Cioè, noi qua in studio, in cuffia, stiamo veramente sbarionando. Cioè, proviamoci live. Vabbè, scusate, ma stavo pensando ad alta voce, perdonatemi. Salotto di Electric Lorem, Radio Città del Capo, sono ritornato in studio. 348-7649-289 per chi volesse contattarci. E io vi devo importunare per... purtroppo, no, sto scherzando, gli ospiti che abbiamo in studio. Felicissimo di averli qua. Chiedendo appunto delle specifiche su quello che comunque è il progetto Electricity. Come mai avete creato questo evento e soprattutto domandona, e se mi rispondete bene a questa domanda, no, sto scherzando, per mettere un po' più di ansia magari. No, sto scherzando. Electricity 01, perché vi è nata questa idea, che già mi avete in qualche modo spiegato nell'intervento che abbiamo fatto precedentemente, e soprattutto quale vorranno essere gli sviluppi, appunto, no? Noi abbiamo fatto una piccola chiacchierata tra... raccontatemelo per favore, spiegatemelo, io ho bisogno di sapere. Sì, come ti dicevamo prima, Electricity nasce con l'idea di creare dei party e invitare artisti sia locali ma anche dall'estero, come in questo caso, creando degli eventi comunque a basso costo, cheap, con una qualità musicale secondo noi alta. Sì, credo di sì. E ci interessa riuscire a creare questi eventi comunque in spazi restituiti alla città, come in questo caso Oz, che è uno spazio dove prima era un'ex area industriale e in qualche modo è stata restituita alla città in una formula culturale. Certo. E quindi ci piacerebbe creare questi eventi in luoghi di questo tipo. Certo, quindi in realtà il vostro intento è quello di creare proprio una... non è il vostro intento. Oh sì, buono. Beh sì, loro. Comunque intento. Sì, volete creare una community dove comunque in qualche modo occupare, che poi non è occupare degli spazi, andare in degli spazi e creare delle situazioni veramente a basso costo con... della qualità, in poche parole, mi pare di aver capito proprio. Comunque questo. Sono sempre degli spazi, diciamo, che hanno una loro storia, cioè qualcosa che è molto urbano, cioè è comunque, è come dire, una parte del territorio bolognese molto importante, no? Da quello che io ho capito, cioè la vostra ricerca dello spazio. Sì. Cioè mirata, nel senso, non può essere un luogo qualsiasi, ma un luogo che comunque abbia un qualche cosa da dire, una sua storia. Ma allora, Electricity in particolare non proprio, cioè nel senso, Electricity serve a finanziare, servirà a finanziare gli altri progetti di Urban Resistance che sono a titolo totalmente gratuito. E con i progetti di Urban Resistance che noi andiamo alla ricerca di spazi da restituire, appunto a far rivivere momentaneamente con gli Extempore Music Set, oppure con le Juki, in cui affidiamo ad artisti la creazione di brani musicali ispirati al luogo stesso. Quindi Electricity nasce dalla nostra esigenza di dover sostenere le attività di Urban Resistance, e quindi abbiamo pensato di proporre come parti a offerta libera, oppure quando è necessario pagare un minimo contributo per ovviamente far venire degli artisti, perché comunque sappiamo bene, vogliamo pagare chiunque venga a suonare. Il primo Electricity l'abbiamo fatto con il Chunk Project, che era una realtà locale,
e abbiamo dato quello che potevamo. È stata una bellissima serata e vorremmo andare avanti così. E quindi innestare dei rapporti, questa volta abbiamo voluto un po' osare, detto proviamo a buttarci in una realtà extra italiana. Ci proviamo. Quindi arriverò direttamente da Tronic Youth, da Londra. Da Londra. E ci piacerebbe in futuro interconnettere le realtà locali con le realtà appunto estere, e quindi appunto creare dei circuiti elettrici. Ecco. Una forma di ragnatela, direi, no? Abbastanza fitta. Sì. Per quello che riguarda comunque il progetto, la community e il cambio degli artisti che comunque ruotano sul territorio e non. Molto interessante, ragazzi. Io sono per sostenere le ragnatele. Sono per sostenere queste cose qua. Infatti, sono felicissimo anche di avervi invitato in studio, di avervi chiesto queste cose, questi approfondimenti. E soprattutto sarò in prima fila il 19 marzo ad Oz. Che tra l'altro Oz è un posto meraviglioso per chi ancora non l'avesse visto, e si presta benissimo secondo me per questa tipologia di party, no? Tra le tante party con ingresso consigliato, però voi alzate le mani, alziamo le mani, dateci questi soldi, se no offrireci qualcosa. Niente, molto interessante, ragazzi. Io a questo punto chiuderei la puntata questa sera con questi pochi interventi, ma di sostanza, e farei ascoltare appunto tutto quello che è la fine del set, chiudendo la trasmissione in questo modo, se siete d'accordo. Io sono d'accordo. Sì. Sì. Cosa dire? L'importante è la musica. La musica lega tutti poi alla fine, no? In qualche modo. Niente, vi ringrazio di essere venuti in studio. Grazie a te di averci invitato, a voi di averci invitato. Ci vediamo prestissimo, e soprattutto ci vediamo il 19 alla serata Oz per Electricity 01. Esatto, siamo elettrizzati. Yeah, Sonic Youth sarà quindi ascoltiamo in console. Noi questa sera chiudiamo in questo modo. Erika, sei d'accordo? Sì. Okay. Sì, perché mi vedi, sono carica per continuare, sì, l'ascoltare. Anche perché ho voglia di finire di ascoltare questo set fino alla fine senza più interruzioni, sì. Perché merita tantissimo. Merita tanto, tra l'altro sì. Sento una voce femminile sotto che mi sta... no? Piace. In qualche modo... Niente, il saluto di Electric Lore mi ritorna giovedì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo. Vi ringraziamo di averci ascoltato, e tutto quello che sarà... La puntata, la telefonata che c'è stata per l'intervista di Tronic Youth, che comunque è già sul sito di Radio Città del Capo con un articolo curata da Sara Cucchiarini. Uscirà anche sui nostri canali, e comunque faremo tutto quello che potremo fare per far sapere in realtà chi è questo artista. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ripeto, e buona serata a tutti. Ciao.
We'll be right back.
Comes the music. Electric Lion.